Quella A è un'A che sta per archeologia, ma vuol dire arte, vuol dire in generale appunto beni culturali. E abbiamo, diciamo, coniato questo slogan del passato come risorsa del futuro, non tanto per il futuro, perché pensiamo che questo possa essere una risorsa del futuro di questo paese, che sono i giovani, e pensiamo che questa possa essere una grande opportunità ancora oggi per i giovani, quello della valorizzazione dei beni culturali, cioè un contesto dove poter trovare occupazione. E questo ovviamente però necessita di conoscenza, che necessita la capacità di riuscire a fare quel trasferimento tecnologico nell'ambito dei beni culturali, che è lo strumento migliore poi anche per questo contesto, per questo territorio, per veicolare questa presenza diffusa dei beni culturali in un continuum che va appunto dalle necropoli etrusche alle chiese sparse per il territorio, fino agli innumerevoli musei che costellano questo contesto e che sono in diretto rapporto con le bellezze e con i beni culturali appunto sparsi in questo territorio. Quindi conoscenza e capacità di fare trasferimento tecnologico. È ovvio che questo necessita di uno stretto rapporto con una realtà che vive e presente da anni in questo territorio, che è appunto l'Università della Tuscia, la sua facoltà di conservazione dei beni culturali, oggi Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali, nata negli anni 90 e che ha per quasi 2 decenni marcato in qualche modo la vita di questo Ateneo. Oggi abbiamo dovuto affrontare le trasformazioni della riforma, eccetera, anche passare da facoltà a Dipartimento è qualcosa che ci ha costretto a rivedere anche la nostra offerta formativa, l'abbiamo fatto, ma oggi bisogna rilanciare questa offerta formativa, estendere in qualche maniera la filiera formativa dei beni culturali, perché non possiamo più semplicemente formare l'archeologo, lo storico dell'arte, ma dobbiamo formare appunto giovani che come operatori turistico-culturali, esperti di immagine dei beni culturali, se vogliamo pensare ai beni culturali appunto come con un'impresa. Di qui anche la riflessione sulla una multifunzionalità dell'impresa che si muove in questo territorio, cioè una impresa che soprattutto diciamo, che sfrutta la maggiore conoscenza nei settori più diversi appunto dell'ambiente, dei beni culturali, di un'agricoltura nuova, la sola che oggi può garantire ancora la difesa di un paesaggio, la difesa dell'ambiente, quell'agricoltura di cui appunto parlava prima Riccardo. Ecco, appunto, abbiamo pensato che l'idea possa essere quella appunto di una multifunzionalità dell'impresa, un'impresa che non è semplicemente legata all'agricoltura o alla difesa dell'ambiente o alla valorizzazione dei beni culturali, ma che a tutto tondo, facendo sistema, riesca a offrire un prodotto di qualità in un territorio che è in grado di appunto avere a disposizione tutte queste risorse, le risorse di un'agricoltura di qualità, appunto le risorse ambientali, perché le bellezze ambientali di questo territorio sono indiscusse, insieme appunto a quelle archeologiche, artistiche, eccetera, per offrire un prodotto diversificato e di qualità che proprio in questo territorio è possibile offrire per la sua particolare articolazione. Ovvio, unito a questo, anche la possibilità di sfruttare al meglio quelli che sono gli assi strutturali, infrastrutturali di questo territorio. Noi abbiamo e dobbiamo concludere gli assi stradali che vanno da Orte a Civitavecchia, completare il rapporto della Roma Viterbo, ma anche rafforzare tutte quelle infrastrutture che possono favorire in qualche modo diciamo, un rapporto, una veicolazione di un grosso patrimonio, risorsa di turistiche che ci può venire da Roma e da oggi con Tosto, oppure da Civitavecchia con il tema appunto dei crocevia. Ecco, quindi
una maniera diversa di declinare i beni culturali inserito in una, non solo come realtà a sé, ma come qualcosa che si sposa appunto normalmente, possiamo dire, in questo territorio con l'ambiente, con l'agricoltura di qualità.